Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Mister, andiamo verso la penultima partita della stagione, una partita che non conta obiettivamente nulla se non comunque per chiudere con il massimo della dignità e con altri 6 punti, 3 ovviamente saranno in palio domenica con la Romanese, questo campionato quanto mai turbolento. Non avrai Cristofoli e Bertani, può essere magari che ci sia anche un turno per Rabbini, magari con te non è mai sceso in campo se non erro. No, beh sì, e mi dispiace molto, ho ringraziato i ragazzi prima della partita con il Rezzato domenica, poi l'ho fatto anche nel dopo partita perché per la disponibilità che mi hanno dato. Citavi Rabbini, è sicuramente uno dei ragazzi che ha avuto meno soddisfazioni, è anche vero che poi nella mia gestione sono sempre quasi andato in vantaggio, ho sempre cercato sempre di vincere le partite, a volte però nel difendermi poi il risultato non l'ho messo in campo, ma la disponibilità che mi ha dato la professionalità è stata tanta e quindi si merita adesso una vetrina domenica. Domenica c'è una partita per me sempre importante, io ripeto, perdere aiuta a perdere e vincere aiuta a vincere. Io voglio vincere, mi piace sempre vincere, anche perché, ripeto, dopo il Ciserano, non mi ricordo neanche la data che era, non abbiamo più perso una partita, ne abbiamo vinte tantissime e pareggiate poche. Il gusto della vittoria è bello. Ti fa crescere l'autostima, ti fa crescere la mentalità, quindi per me domenica è importante. Ieri c'era un mio amico a vedere l'allenamento e mi ha detto se stavo preparando una finale di Champions. Per me sono tutte finali di Champions e la mentalità deve essere quella, la voglia deve essere quella, e poi ci sono tanti ingredienti domenica dalla partita. Il primo è dare comunque un ringraziamento alla gente che ha seguito questa squadra. Ripeto, io, come ti ho detto settimana scorsa, non capisco come si possa essere a 20 punti d'Arrezzato, perché ci sono tanti rimpianti, però ora andare a trovare le colpe, le cause, i colpevoli, i capi espiatori non è sicuramente il momento. Dico solo che è una partita da vincere, cercando di giocare bene e far divertire il più possibile la gente, quindi anche quelli che hanno giocato poco mi devono dare grandi risposte, devo vedere una squadra affamata, una squadra che vuole battere la Romanese, qualsiasi posto faccia in classifica, ultima, prima, seconda, l'abbiamo dimostrato domenica, noi Arrezzato, che anche gli ultimi 20 minuti che sapevamo che si sentiva, no? Nell'aria che la Pergolettese e il Darfo stavano vincendo, ma abbiamo provato a vincere in tutte le maniere, poi potevamo anche perdere perché non hanno avuto l'occasione, però ecco, la mentalità è quella che sono riuscito a dargli a questa squadra e non voglio che si perda, quindi faremo dei belli allenamenti come abbiamo fatto poi ieri e prepareremo al meglio questa partita da vincere. Vorrei fare 6 punti per arrivare a un quota comunque importante e nella mia gestione sarebbe una bella soddisfazione. È chiaro che una mentalità del genere si costruisce nel tempo, inizia ad affiorare adesso, anche domenica. Comunque, come hai detto tu, abbiamo visto Lecco che ha provato a vincerla fino alla fine, ha avuto anche l'ultima palla della partita a propria disposizione. È chiaro che poi questa mentalità però ci vuole anche poco a perderla e ovviamente anche oggi sono un po' a riproporti la solita domanda. La gente continua a chiedere la tua conferma, però sappiamo quali sono le tue condizioni. Ma guarda, cose abbastanza fresche che comunque in settimana prossima mi troverò col presidente e parlerò, io metterò sicuramente delle mie cose. Poi ripeto, ecco, la cosa che mi piacerebbe non far passare è che non sono proprio la persona che Tacchinardi voglia fare il padre padrone. Tacchinardi è un allenatore che deve ancora mangiare tanto, tanto, tanto per poter fare qualcosa di bello nella sua carriera, se saprà meritarsi. Ripeto, Tacchinardi vuole una squadra per vincere e i giocatori che sono qua stanno facendo molto bene. Queste due partite mi servono anche per vedere magari altri giocatori, come può essere Cortegiano, che io conosco ma non ho mai visto. Poi purtroppo per una serie di infortuni non ha mai avuto la forza per giocare e mi dispiace perché è un giocatore importante. Ma detto questo, non è che Tacchinardi voglia fare il padre padrone, io non sono padrone di nessuno. Sì, sono l'allenatore e devo gestire i risultati di una squadra, ma voglio parlare col presidente, voglio dire le cose che secondo me piacerebbe far andare avanti in questa situazione qua. Non sarà facile, secondo me non sarà facile, perché comunque ci sono presente anche lui una forte personalità e vediamo, insomma, settimana prossima sicuramente avrò un po'
le idee leggermente più chiare. In questo momento qua c'è ancora, non ci siamo più parlati, non abbiamo ancora parlato col presidente da quella famosa domenica col Darfo, ma ci può anche stare. Rispetto dopo le cose, io ho una personalità forte, lui ha una personalità forte, si può aver sbagliato anche tutti e due, non lo so, nessuno, o solo uno, solo l'altro. Quindi io voglio passare il messaggio che Tacchinardi non vuole stare qua all'Ecco, fare il padre padrone, vuole decidere su tutto, vuole fare questo, vuole fare l'altro. No, voglio fare le cose per vincere, e per vincerci voglio fare delle cose fatte bene, con equilibrio, con serietà, e l'ambiente, ripeto, un ambiente che spinge, che mette tanta pressione, ma pressione bella, per uno che è abituato alla pressione, pressione bella. Quindi l'ambiente c'è, l'allenatore c'è, io mi auguro che il presidente abbia anche lui la voglia, la disponibilità di mettersi lì a parlare, a valutare tante cose, e poi vediamo se si può andare avanti. Sicuramente io è una piazza che mi stimola. Vediamo un attimo settimana prossima, quando ci riuniremo, se faremo dei passettini avanti o magari ne faremo 10 indietro, allora dopo cambierebbero le cose. A oggi non ho, voglio solo aspettare settimana prossima. Oggi l'impegno mio era Romanese, poi a metà settimana prossima ci troveremo, faremo una discussione, io dirò tutto quello che devo dire per il bene mio, per il bene dei giocatori e per il bene dell'Eco, perché da questo colloquio, da questo ritrovo che lo faremo, ne deve uscire una sinergia forte, intensa, per provare a vincere i campionati. Per vincere i campionati bisogna essere tutti insieme, tutti disponibili, tutti pronti anche a accettare le critiche, perché io sono il primo che accetto le critiche senza nessun problema, magari con modi magari leggermente diversi, o magari, però non è quello il problema dei modi con l'allenatore. Il problema è che ci vuole un equilibrio, perché non voglio rimanere qua a fare una squadra per vincere, esci dalla Coppa Italia perché magari la squadra non è in condizione e via uno, via due, via tre. Ecco, quello è una cosa che non deve essere. Insomma, abbiamo vissuto, avete vissuto voi in prima persona tante cose quest'anno che sono successe qua. Quindi io non voglio che noi non dobbiamo fare ridere la gente o fare il circo. Noi dobbiamo essere la squadra antipatica che vince le partite. Una squadra che viene stimata, una squadra che quando va a giocare in tutti i campi la gente abbia paura o abbia grandissimo rispetto, non una barzelletta. Quindi insomma dobbiamo essere una squadra che deve essere costruita per vincere, e per vincere i campionati poi ci sono anche momenti di difficoltà, perché non è che uno scocca le dita e vince le partite, almeno fosse così facile. Quindi ci vuole tanto equilibrio. Ripeto, la chiacchierata che faremo settimana prossima mi darà sicuramente da vedere se c'è lo spiraglio di luce oppure no. Grazie mister, buon lavoro. Grazie. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.